American Horror Story Apocalypse si pronuncia essere una stagione veramente. C'era stato svelato che la 8ª stagione di American Horror Story sarebbe stato un crossover tra Murder House e Coven. Ora però sono stati anche svelati il titolo, il primo post e gli attori. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più nei prossimi episodi. Oltre alla presenza di Cody Fern, già visto in The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, e Jessica Lange, la nuova stagione di American Horror Story può contare su un cast veramente eccezionale. In Apocalypse, infatti, ritroveremo Evans Peters, confermato nel ruolo di un parrucchiere eccentrico, e poi Joan Collins e Katie Bates, confermata pure Sarah Paulson, che tornerà ad interpretare il ruolo di Cordelia. Emma Roberts sarà ancora Madison Montgomery e nel cast vedremo Billy Eichers, Leslie Grossman, Kian Jackson. Torneranno anche nel cast Adina Porter, Billy Lord e forse ci sarà anche Angelica Houston, ancora in trattativa. Ryan Murphy ha inoltre annunciato sul suo Twitter il ritorno della serie. I volti nuti amati dai fan ha infatti confermato che torneranno nella serie Thaisa Farmiga, Lily Rabe, Frances Connery e anche Gobri Sibide e Stevie Nicks. Per di più, a sorpresa, TV Line ha annunciato il ritorno ufficiale di Connie Britton e Diane McDermott. Tuttavia non è ancora chiaro se i due interpreteranno gli stessi personaggi in Murder House oppure ne interpreteranno altri nuovi. Qui il tweet. Il nuovo poster pubblicato direttamente sulla pagina di Instagram di American Horror Story ritrae un neonato e una mano nera artigliata. Dato il crossover, molti hanno ipotizzato che il bambino potesse essere Michael Langdon, l'anticristo, figlio di Vivien e dello spettro di Tate. Vedremo. E infatti, tramite Twitter, Ryan Murphy ha annunciato che la versione adulta di Michael apparirà in American Horror Story Apocalypse. Il personaggio sarà interpretato da Cody Fern. Vediamo il tweet. I fan di American Horror Story ricorderanno che Constance aveva preso in affidamento il piccolo Michael. La sua ultima apparizione risale a quando, ancora bambino, aveva ucciso la babysitter. Le sorprese non finiscono qui. Durante il TCA Summer Press Tour, Sarah Paulson ha rivelato al pubblico che Jessica Lange ritornerà in American Horror Story. Una notizia che i fan aspettavano da tempo, visto che l'attrice manca dalla 4ª stagione. La Lange tornerà nei panni di Constance nel 6º episodio, che sarà diretto proprio da Sarah Paulson. Durante il panel, poi, la produttrice esecutiva Alexis Martin Woodall ha rivelato un dettaglio sulla trama di Apocalypse molto interessante. La storia inizia con la fine del mondo e poi il nostro mondo inizia. Ma non è tutto. Sempre in occasione del TCA è stato rivelato che American Horror Story è stato ufficialmente rinnovato per la 10ª stagione. A poco più di un mese dalla messa in onda della nuova stagione di American Horror Story, la Fox ha finalmente rilasciato il primo teaser trailer di Apocalypse. Vediamolo insieme. Il taser è uno dei più inquietanti mai visti, pieni di simbolismi e riferimenti alla nuova stagione, come avete visto. In apertura abbiamo visto un bambino in utero, presumibilmente lo stesso mostrato nel poster. Ancora una volta possiamo notare il riferimento a Michael Langdon in Murder House. Successivamente abbiamo visto il susseguirsi di esplosioni nucleari, figure demoniache con maschere a gas e teschi, un chiaro riferimento alla fine del mondo e al tema dell'apocalisse.
Emblematica è la scena in cui da un frutto fuoriescono due scorpioni, sono uno bianco e uno nero, che lottano tra di loro. Forse farà un riferimento alla lotta continua tra il bene ed il male? Chi lo sa? Il teaser si chiude con un'enorme clessidra a forma di teschi umani. Sembra contare i secondi che mancano all'inizio di un evento funesto. Dopo il trailer di Apocalypse, American Story, Apocalypse, Lip è salito alle stelle. Beh, non ci resta che vedere come sarà questa nuova stagione di American Horror Story, che vi ricordo dal 12 settembre sarà messa in onda sul canale satellitare Fox America. Da noi speriamo arrivi presto. Per questo video è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono un appassionato di American Horror Story e lo amo veramente da impazzire. E non vedo l'ora che inizi. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, mettetemi un commentino sotto, qualsiasi cosa vogliate domandarmi. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessun video e attivate anche la campanellina. Io vi mando un bacio grandissimo e al mio prossimo video. Ciao!